Prima di tutto benvenuti, io mi chiamo Martino Iniziato, sono dell'associazione Lapsus. Prima di tutto presento un po' la nostra associazione, che è un'associazione che lavora da 7 anni presso l'Università Statale di Milano. È nata principalmente a Storia, perché è stata formata all'inizio da studenti che frequentavano il corso di studi di Storia, ma piano piano si è allargata anche agli altri corsi, tant'è che appunto qui ci rivolgiamo principalmente a Scienze della Comunicazione, anche se il laboratorio è aperto a tutti gli studenti di corsi umanistici. Stiamo facendo un laboratorio sulla storia del cibo a mediazione linguistica e culturale, lavoriamo anche a scienze politiche, insomma, siamo attivi più o meno su tutti i corsi umanistici. E l'intento con cui lavoriamo è quello di cercare di dare un contributo in collaborazione con i docenti e anche chi ancora non è docente ma pian piano sta affrontando un percorso di studi accademico, per cercare appunto di dare un contributo che possa un po' rinnovare, rilanciare lo studio delle scienze umanistiche all'interno dell'università. Uno studio che spesso magari arranca un po', risponde a domande un po' rimaste un po' ferme nel corso degli anni, per cui cerchiamo appunto di dare un contributo in questo senso, sia da un punto di vista dei contenuti dei laboratori che proponiamo, sia anche a livello di supporto didattico e di strumenti con cui cerchiamo di proporre i nostri laboratori. E cominciamo oggi col laboratorio dedicato ai populismi. Un tema che, quello dei populismi, per noi è un'evoluzione di un percorso iniziato 2 anni fa, sempre dal professor Cuzzi, con cui abbiamo dato il via a 2 laboratori che sono stati abbastanza simili come argomenti, ma che hanno occupato 2 anni accademici diversi, sulle destre radicali nel Novecento sostanzialmente. Un tema che da sempre è un tema caratteristico degli studi del professor Cuzzi, anche del dottor Rosati, e che è un tema di grande interesse per chi si occupa di storia per quanto riguarda il Novecento, ma che non è un tema secondario nemmeno oggi alla luce di quello che sta succedendo in Europa, ma non solo, tant'è che se andrete a vedere l'archivio dei laboratori ci sono anche lezioni dedicate alla destra radicale negli Stati Uniti piuttosto che nel nord Europa, nel mondo islamico e così via. Questo laboratorio sui populismi rappresenta un po' un'evoluzione di quel percorso e l'abbiamo promosso per cercare un po' anche di darci gli strumenti per orientarci nel tempo presente. Appunto, andando in cerca nella storia di esempi di movimenti populisti da studiare e da comprendere come esempi che possano comunque darci un contributo, un background per anche orientarci nel tempo presente. L'ultima lezione di questo laboratorio, come avrete visto, è dedicata alle recenti elezioni europee, quindi a quella del 2014, dove c'è stato un forte avanzamento delle formazioni populiste o comunque fra virgolette antisistema. Il problema che ci siamo posti è andiamo in cerca dall'Ottocento circa ai giorni nostri, anche se le prime lezioni sono dedicate alle epoche precedenti, andiamo in cerca della storia di movimenti, di episodi e personaggi che possono darci degli strumenti per comprendere un po' le origini culturali, sociali ed economiche di alcuni fenomeni. Quindi questo è un po' come dire il pregresso che sta a questo laboratorio. Credo di aver detto tutto, io lascio la parola e ringrazio intanto il dottor Ilea Rosati che ha collaborato con noi, con cui collaboriamo anche con lui da tempo per la struttura del laboratorio, ma soprattutto, e non lo dico in maniera formale, il professor Cuzzi che in 448 ha messo in piedi una lezione di riserva e con cui da tempo collaboriamo in maniera virtuosa, insomma, lo ringraziamo molto dell'opportunità che ci dà ogni volta. Buon laboratorio e a disposizione. Io sarò brevissimo per lasciare spazio al professor Cuzzi. Come vedete, se date un'occhiata al programma, abbiamo provato a tenere insieme un tema particolarmente sfuggente, come quello del populismo, un tema che compare e scompare in maniera classica in diversi contesti, sia geografici che storici, e anche in diversi contesti politici. Quindi abbiamo provato in qualche maniera a tenere un po' sulla scorta di una definizione iniziale, quella da cui un po' partiremo oggi, poi cominceremo a strutturare all'interno del laboratorio, un approccio multidisciplinare. Prima di tutto perché riteniamo che vada fatto un approccio sicuramente di natura storica, questo siamo, per cui da questo partiamo. Abbiamo individuato diversi contesti geografici, diversi focus storici da questo punto di vista, però ci tenevamo a tenere insieme anche l'oggi,
quindi come questo si ritara, poi lo vedremo nelle varie epoche, nei vari contesti sociopolitici, ma anche un po' gli aspetti politologici, in maniera tale da dargli uno spettro particolarmente ampio di visione sul tema. Un tema difficile, un tema di cui spessissimo anche nel mainstream se ne parla, è un tema che per sua natura è talmente spingente poi appunto ad adattarsi a più contesti. Abbiamo provato a fare ovviamente delle scelte, abbiamo provato quindi a concentrarci sugli esempi che abbiamo ritenuto più rilevanti, diciamo, di esempi di populismo politico, di movimenti populisti, di anche ideologie o sfumature di ideologia del populismo, tenendo appunto presente uno sguardo multidisciplinare, ponendoci anche il problema dal punto di vista storiografico di come inquadrare, di come inquadrare questo concetto. Per questo abbiamo provato un po' a spaziare sostanzialmente dalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, ricostruendo sia il termine populismo, in particolare lo vedremo anche con la professoressa Lami, sul primo noto, diciamo, classificato come tale movimento populista, che è quello russo. Abbiamo poi guardato anche le sue varianti in contesti magari un po' più lontani per noi, però vedremo che poi questo ritornerà, come l'America Latina o gli Stati Uniti. Abbiamo guardato anche, e approfondiremo particolarmente, il rapporto del populismo con le destre radicali e con l'etnoregionalismo. Siamo in giorni in cui ovviamente la variante populista alleata con le destre si fa particolarmente sentire anche in Italia, dopo aver avuto degli exploit a livello europeo. Di questo ne parleremo a lungo, così come staremo anche attenti, e non possiamo non farlo visto anche la facoltà, il corso di studi che fate, all'aspetto comunicativo del populismo, all'aspetto sia della propaganda, lo vedremo per l'Ottocento e per il Novecento, ma lo vedremo anche connesso ai mezzi di informazione di massa e ai nuovi media. Per cui abbiamo previsto anche un momento in cui riflettere sulla propaganda sia radio televisiva, sia quella del web, dei social network. Da questo punto di vista l'Italia è un contesto di osservazione, un contesto di studio privilegiato, inutile spiegarvi perché, e anche le varie declinazioni di uno stile populista nella comunicazione politica, nell'organizzazione dei movimenti politici e dei partiti, poi risulta essere appunto importante in questo paese, motivo per cui abbiamo ritenuto anche di vederne un po' gli esempi in altri contesti, ma concentrandoci anche, se vedete, il numero di lezioni dal punto di vista della storia europea e anche del contesto italiano saranno corpose e ne parleremo. Quindi vi chiederemo un po' di elasticità anche dal punto di vista di tentare, noi ovviamente vi daremo un'infarinatura, vi collocheremo in maniera storica e sociopolitica quello di cui andremo a parlare, però ovviamente da voi è preteso anche uno sforzo per riuscire a poi a creare e a comporre questo mosaico. Noi in primis vi diciamo che è complesso, quindi noi abbiamo sempre un'abitudine un po' sperimentale in questi laboratori, ci piace anche molto l'interazione con gli studenti, voi a fine corso dovreste anche fare un elaborato, per cui normalmente anche durante il corso, in base alle vostre esigenze, alle vostre domande, ai vostri studi pregressi o a quello che il corso vi comunica nelle varie lezioni, ovviamente sarete chiamati a farlo formalmente, ma speriamo che la cosa possa anche interessarvi e speriamo di poter lavorare con voi in maniera proficua. Di volta in volta forniremo bibliografie, forniremo strumenti anche consultabili sul web, ovviamente c'è spazio anche per la vostra attività di ricerca, per le vostre curiosità. Normalmente ogni lezione finirà con una serie, un quarto d'ora, quello che riusciamo a ricavare di domande e curiosità, altrimenti o di richieste di approfondimento, altrimenti ci possiamo tranquillamente sentire via mail anche nel momento in cui dovrete preparare questo piccolo elaborato, anche per concordare le bibliografie e i temi. Come sempre abbiamo provato a tenere insieme un approccio storiografico, un approccio multidisciplinare, ma anche restando ben ancorati all'oggi, consapevoli che un po' il nostro background, un po' la nostra impostazione storiografica e che riflettere a livello storico sia anche riflettere per forza di cose sul presente, un presente che spesso indaga il passato per capire meglio che cos'è. Quindi, diciamo, io non ho da aggiungere particolari annotazioni, se poi avremo delle altre cose da dirci, ce le diremo durante
durante le lezioni. Proviamo a fornirvi gli strumenti anche dal punto di vista sia audiovisivo che web più funzionali anche al fatto che possiate studiare in maniera comoda e il più possibile compatibile con i vostri ritmi di vita. Oggi abbiamo una lezione introduttiva, ovviamente la facciamo fare al professor Cuzzi, che è un po' essere un nostro maestro, se accetta questa etichetta di noi poveri alieni, e anche diciamo formalmente colui che si occupa di questo laboratorio e che ha permesso anche di dare spazio a noi giovani studiosi in questo senso, e questo è un altro ringraziamento non di maniera ma reale, e proviamo un po' a introdurre l'argomento. Proviamo anche un po' a riflettere sulla nominalistica del populismo e affrontiamo un po' questo soggetto sfuggente effettivamente, che proveremo a inseguire nei vari contesti, nelle varie epoche storiche, per capire un po' come si trasforma, o meglio forse come si adatta e come influenza anche quello che è intorno dal punto di vista politico e sociale. Quindi vi ringrazio e passo la parola.